Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andiamo a vedere come creare questo tipo di animazione carinissima per tutti i vostri progetti. Intanto like, commento, iscrivetevi al canale e vi ricordo che improvviso e faccio tutto esclusivamente da sola. Iniziamo! Il primo step da fare è andare su Canva. Cliccare su crea un progetto, andiamo su video. Nella barra sinistra di Canva troviamo app, andiamo giù e andiamo su testo, da testo a immagine. Io qua ho trovato e comunque studiato in inglese una frase che potesse, eccolo, copiata, che potesse andare bene per il progetto, quindi l'ho provata, riprovata. Non mettiamo nessun stile e applichiamo poi la proporzione, quella centrale, ok? Questa qua. Andiamo a creare la tua immagine. Aspettiamo che il sistema vada a generarci un'immagine. La scegliamo quella che piace a noi. Io scelgo questa qui, tasto destro del mouse, imposta come immagine di sfondo e noi già abbiamo la prima parte del progetto. Adesso continuiamo. Adesso che abbiamo il nostro sfondo, cosa andiamo a fare? Sempre nella parte sinistra di Canva andiamo su elementi e noi cerchiamo quello che ci interessa inserire. In questo caso mettiamo animali, questi sono esempi, non so, mettiamo fishes, i pesciolini, e scegliete quello che volete. Io scelgo quelli animati perché così nel progetto vengono direttamente meglio e quindi c'è tutta l'animazione. Quindi scegliamo un pesciolino, lo duplichiamo, ne duplichiamo tanti e li mettiamo magari con il mouse, cambiamo un po' le dimensioni, li facciamo più piccoli o li facciamo in fila, come vedete voi, cioè nel senso che è molto, poi sta a voi alla creatività, o li mettiamo così o così. Poi consigli magici, quindi Canva ci dà la possibilità di inserire altre cose nel nostro progetto. Questo l'uccellino, carino, anche qua li mettiamo qui o qua, dipende un po' da voi, io sto andando ovviamente a caso, li facciamo in dimensione più piccola, che sono tutti in fila, li mettiamo così o così, insomma fate un progetto che sia abbastanza carino, no? Visibile, come avevo fatto io nella presentazione iniziale. Ne mettiamo un altro carino, così sono tutti in fila, un po' più grande, quindi questo è. Poi successivamente vogliamo mettere il sole, lo mettiamo qua, carino, il sole che è già animato. Quindi vi faccio anche vedere una cosa: se noi scriviamo fishes, andiamo qua su filtra, possiamo anche cercare animato e quindi ci dà già quelli disponibili animati, per cui è anche più semplice. Poi io clicco sempre qua, mi dà altri consigli magici, però esempio, io avevo fatto anche una ricerca, vedete che avevo trovato un maialino carino già animato e lo vado a mettere qua, lo faccio un po' più piccolo e lo metto qua, oppure lo mettiamo anche qui come volete voi. Poi avevo trovato anche le farfalle, le api, quindi noi giochiamo un po' con il sistema di Canva, tutto ciò che noi troviamo lo mettiamo, quindi le duplico, ne metto un'altra qua, poi la duplico, ne metto un'altra qui, poi vogliamo mettere anche l'ape magari vicino ai fiori e la mettiamo qua, quest'altra qui un po' più piccola,
non troppo, se no non si vede. E questo è un po' l'inizio di tutto. Quindi noi inseriamo tutti i personaggi che vogliamo. Anche il coniglietto, vedete, avevo già trovato un coniglietto animato che possiamo mettere qua. Poi c'è la funzione carina di Canva, che se noi clicchiamo su un oggetto del nostro progetto, vado su animazione e vado a creare l'animazione. Quindi cosa faccio? Col mouse sposto, ecco qua, e dico fatto. Vado in quest'altra, animazione, crea, e anche qui lo sposto. Vedete che si spostano? E dico fatto. Vado di qua, animazione, crea, lo faccio spostare, si spostano. Vado in quest'altro e lo sposto, vado nell'altro e lo sposto. Così come anche il maialino, lo sposto un po' e cammina. Le farfalle, io avevo fatto una cosa. Allora vi faccio vedere, sempre su animazione, crea animazione. La farfalla la faccio così, ma metto lo sfarfallio. Anche qui, animo, sfarfallio. Anche qui, animo, sfarfallio. Vedete come vanno? Per cui se noi clicchiamo su, per far vedere il progetto, vedete un po' tutto come è animato. Il coniglio magari lo facciamo un pochino che si sposta così. E anche noi possiamo cambiare la velocità, quindi un po' più fluido, che va così, costante. Io lascio originale, la velocità la potete cambiare, così va più veloce, così va proprio lento. E poi possiamo metterci pulsazione, onda, sfarfallio, ma non è il caso, e rotazione. Quindi anche la velocità si può cambiare. Quindi potete giocare un po' con tutte le vostre animazioni. Ora in questo qua la cambiamo, vado su elementi, c'è anche la rana, quindi insomma se volete giocare un po' con i personaggi. Ma Canva vi offre veramente di tutto, quindi il piccolo coniglietto lo metto qui e come animazione lo faccio solo camminare un po' così. Ok, e quindi dico fatto. Questo è il modo per creare in pochissimi minuti una bellissima animazione. Quindi anche i pesciolini. Le pescioline, se ne volete fare altri, li mettete in fila, li potete fare muovere anche loro. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, un commento, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che ho fatto esclusivamente per voi, con le mie mani, con la mia testa, le guide di Canva. Scaricatele, trovate il link in descrizione e supportatemi. Faccio tutto da sola, conosco, studio, imparo, cerco e vi do sempre dei contenuti che possono aiutare i vostri progetti. Quindi vi ringrazio per aver guardato il video e vi auguro una bellissima giornata.